buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione locale di Radio Tele Appennino Parma. Giornata bercettese per l'assessore regionale Raffaele Donini, che ha incontrato i cittadini e preso conoscenza delle problematiche locali. L'assessore regionale Raffaele Donini, delegato a Trasporti, Infrastrutture e Agenda Digitale, ha fatto visita nella giornata di ieri al comune di Berceto. A dargli il benvenuto, oltre al sindaco Luigi Lucchi, anche i ragazzi del Festival Internazionale dei Giovani, che lo hanno salutato con balli tipici di India, Turchia e Bosnia. Dopo i saluti, Luigi Lucchi ha elencato una serie di questioni da sottoporre all'interessamento di Donini: contributi e interventi sulle strade, banda ultralarga in tutto il territorio, recupero delle case cantoniere, riuso dei locali della stazione, sconto sui pedaggi autostradali per i pendolari, istituzione di un servizio navetta tra Berceto e la stazione, recupero delle case e degli edifici storici. Le risposte sono state positive, soprattutto per quel che riguarda la banda ultralarga e il trasporto pubblico. La regione Emilia-Romagna, ha spiegato Donini, è la prima in Italia per lo sviluppo digitale. L'Europa ci ha proposto una sfida che noi abbiamo accettato. Entro il 2020 avremo tutto il territorio regionale sotto copertura digitale. Per quanto riguarda i treni, ha proseguito l'assessore, viaggiando insieme ai pendolari ci siamo accorti che il 50% dei disagi è dovuto al fatto che il materiale è decisamente vetusto, cosicché abbiamo indetto una gara di appalto che ci consentirà tra il 2018 e il 2019 di avere 75 nuovi treni. Relativamente al recupero degli edifici diroccati, l'assessore ha spiegato che col nuovo piano urbanistico che si sta progettando, l'occupazione e consumo del suolo dovrà essere a saldo zero, con la riduzione delle previsioni di edificabilità. Donini ha inoltre garantito il suo impegno anche sulle altre questioni, escludendo però quella della riduzione dei pedaggi autostradali, sui quali ha motivato che, essendoci un contratto tra Stato e autostrade, la Regione non ha alcuna competenza. Raffaele Donini si è trattenuto a Berceto anche dopo l'incontro pubblico, accompagnando il sindaco a intitolare il ponte sul Baganza come porta del Parco Nazionale e Area MAB. Poi, dopo una visita al centro storico, a Villa Berceto, a Corchia e all'ex cementificio di Ghiare, ha partecipato al tradizionale Bejo Day, classica cena all'aperto sulle alture di Berceto. Ammonta a 2.180 euro la somma raccolta dalla S Valgotra con il torneo giovanile del 12 giugno scorso, somma che nei giorni scorsi è stata donata all'associazione volontaria Amici della Valle del Sole. 12 giugno qua al Baretto è successa una cosa bellissima, una 12 ore di calcio, un torneo amatoriale, 14 squadre che hanno riempito la valle, hanno fatto divertire e hanno raccolto 2.180 euro per la Valle del Sole, per gli amici della Valle del Sole, per l'hospice di Borgottaro e di Albaretto. Sindaco, un risultato incredibile. Sì, un buon risultato, devo dire, come seconda annata di questa programmazione, grazie all'S di Valgotra che ha organizzato tutta questa giornata benefica, direi un buonissimo incasso, sempre devoluto a associazioni particolari o enti particolari, quest'anno devoluto, come dicevamo, agli amici della Valle del Sole, un momento sociale, conviviale e di sport. Oltretutto con i bambini è stata una bellissima giornata e un bellissimo evento e spero e credo che si ripeterà negli anni prossimi. Passo davanti 12 ore di sport, ma 12 ore anche di spiedini, di convivialità e di cultura sportiva. Assolutamente sì. Il nostro intento è da 2 anni di unire la sportività dei bambini con la solidarietà. Quindi secondo anno ci abbiamo provato e sembrava che partisse male perché la giornata era veramente piovosa, con il tempo invece si era drizzata, abbiamo fatto un ottimo risultato, siamo molto contenti. Perché Valgotra Academy? Valgotra Academy perché è un nuovo progetto di società calcistica giovanile che è nostra intenzione portare avanti. Oltretutto qui si parla di volontariato, avete fatto una donazione importante perché 2.180 euro sono tanti e qui i bambini partono bene. Sì, esatto, speriamo. Dovrebbero partire bene, speriamo che il numero aumenti dei bambini, insomma ci stiamo impegnando per queste cose.
Renato Del Chiappo, qui si va da una situazione di bambini, di sport, di ambiente, a una situazione magari meno bella all'apparenza, ma che la Valle del Sole esprime con questo risultato, con questa donazione importante, esprime una continuità sociale e didattica molto importante. Tanto voglio iniziare ringraziando gli abitanti del comune di Albaretto, qui abbiamo il sindaco, e della Valgotra, perché a noi sono sempre stati vicini. Ci hanno permesso prima di realizzare il film l'anno scorso attraverso i loro comunali, e quest'anno ci fanno questa donazione che per noi è importantissima. Perché è importantissima? Perché ci aiuta a proseguire nei nostri progetti. Non solo, questo atto di solidarietà penso che sia proprio insito in una società che fa del calcio e che fa crescere i bambini. Perché il calcio è uno sport di squadra, e nello sport di squadra esiste amicizia, solidarietà, altruismo e rispetto dell'avversario. Io penso che la SD Valgotra Academy, è più difficile da dire, Academy, si sia posto un obiettivo veramente importante: aiutare chi è più debole, insegnare a chi è piccolo a diventare uomo su quei valori. E con questo è tutto. Lo sport è un valore importantissimo che aiuta il volontariato particolarmente impegnato come gli amici della Valle del Sole. Rimanendo sempre in tema di solidarietà, la popolazione di Borgotaro ha risposto positivamente all'appello dell'assistenza pubblica allo scopo di raccogliere fondi per l'acquisto di defibrillatori per gli impianti sportivi. Pizza in piazza, un bel successo, la gente qua c'è, ha consumato più di 600 porzioni di pizza. Mirko, riusciamo a comprare tutti i defibrillatori? Ma tutti no, perché il progetto è quello di metterne il più possibile, quindi non c'è un numero finale, però potremmo prenderne altri due come l'anno scorso, è importante perché parliamo di almeno 1000 euro l'uno, e andare a metterli ancora in altre due scuole. Le nostre palestre sono state coperte, i pianti sportivi anche, abbiamo iniziato con le scuole e gli asili, quindi sicuramente le scuole medie, e poi se ne abbiamo due o tre riusciamo a fare. Dal numero appunto, adesso poi i conti si fanno alla fine, però un paio di apparecchi riusciamo a prenderli anche quest'anno, anche perché se non ci arriviamo con le offerte che tutti i cittadini ci hanno sempre fatto. È un progetto importante che sta andando avanti in tutta Italia, il defibrillatore salva la vita, per cui ci vuole, l'abbiamo vissuto anche nella piscina sportiva qua a Borgotaro, per cui è un apparecchio importantissimo, e da questa serata, così come l'abbiamo lanciata l'anno scorso, per noi è interessantissima, perché la gente si diverte, partecipa e facciamo un bel progetto, soprattutto adesso per le scuole e i bambini. Poi passeremo altre strutture, non perché le case protette, altri centri di anziani. Ecco, si parla di progetti, perché questi progetti si sviluppano su più anni. Deve essere una bella soddisfazione vedere questa risposta di pubblico, perché con la troppa offerta, lasciami dire, di raccolta fondi, si fa un po' anche fatica. Sicuramente, ormai purtroppo ce ne sono sempre meno e tutti cercano soldi. Si va in difficoltà, le associazioni come le nostre che hanno anche tante spese, perché alla fine il servizio, noi domenica inauguriamo un'ambulanza, viene 65.000 euro, per cui anche questo, ti parlo, un defibrillatore sono 1.000 euro, siamo arrivati a 6, continueremo, per cui la risposta, la gente viene qui, si diverte e facciamo qualcosa di veramente interessante per la nostra comunità. Ultima domanda, 25 bambini che hanno servito in tavola coordinati, è un buon segno per il futuro? Si cresce, piccoli volontari crescono, ma noi ci puntiamo molto, abbiamo iniziato già 2 o 3 anni fa, dal 2011 quando abbiamo iniziato un po' questo ciclo, abbiamo preso i ragazzi, abbiamo anche dei ragazzi di 14-15 anni in pubblica, allievi soccorritori, non fanno ovviamente con un regolamento, non fanno determinate cose, però se crescono da piccoli, e dobbiamo andare nelle scuole elementari addirittura, crescono soprattutto con la volontà di donare, questo è importante, il tempo, essere amici con gli anziani, una parola dolce, è quello che poi vivono i volontari tutti i giorni, e se avere questi numeri nei ragazzi giovani è importante, vuol dire che ci proviamo a seminare, il giovane è la vita, è la linfa vitale di tutte le associazioni, per cui c'è importante, ma credo anche che possano cambiare in positivo la mentalità oggi che abbiamo anche della nostra comunità, non parliamo dell'Italia ma della nostra comunità, un po' più, vogliamoci un po' più bene, ecco. Grazie ai ripetuti successi delle visite guidate by night e alla leggendaria storia del fantasma del cavaliere Moroello, la fortezza dei Landi ha richiamato l'attenzione delle truppe della RAI.
Nei giorni scorsi le telecamere dell'emittente nazionale sono venute a registrare lo speciale sfruttando le tarde ore pomeridiane e quelle notturne. Figuranti in costume hanno permesso di ricostruire la storia dell'unione in matrimonio tra Maria Landi e Ercole Grimaldi, signore di Monaco, ma soprattutto la tragica morte di Soleste, giovane figlia del castellano, che si tolse la vita dopo aver creduto erroneamente di aver perso in battaglia l'amato Moroello. Le riprese dedicate al castello di Bardi andranno in onda nella puntata del programma 1 mattina di domani, venerdì 1 luglio. Il comune di Bedonia informa la cittadinanza che da domani, venerdì 1 luglio, entrerà in vigore la zona traffico limitato nel capoluogo bedoniese, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, fino al 31 agosto, nelle seguenti vie e piazze: via Garibaldi, via Trento fino a incrocio con via Silva e piazza Plebiscito. Si ricorda inoltre che fino al completamento dei lavori in via Trieste, i residenti ed i gestori di attività commerciali in via Trieste, via Vittorio Veneto, piazza Plebiscito e piazza Senator Lagasi sono autorizzati a transitare nelle ZTL per raggiungere le proprie autorimesse o i propri pubblici esercizi per il carico e scarico della merce, avendo il solo obbligo di dimostrarne l'effettivo diritto. Seconda lezione questa sera, giovedì 30 giugno, per il corso base di primo soccorso organizzato dalla Croce Rossa di Bedonia. Il corso si compone di diversi incontri e al suo termine, sostenendo un esame, si può diventare a tutti gli effetti volontari della Croce Rossa. Il corso è completamente gratuito e aperto a tutta la popolazione. Si articola in più serate e si concluderà alla fine di luglio. Sulla pagina Facebook della Croce Rossa di Bedonia potrete trovare il calendario completo con tutti gli incontri che si terranno presso la sede alle ore 20:30. La Croce Rossa di Bedonia auspica un'ampia partecipazione per l'utilità e l'importanza del corso e si augura che sia l'occasione affinché possano formarsi dei nuovi volontari. Il concerto d'organo virtuale, che doveva tenersi sabato 2 luglio alle ore 21 presso l'antico santuario annesso al seminario di Bedonia, a cura dell'associazione Consilv Serassi, è stato rinviato a domenica 3 luglio, stessa ora e stesso luogo. Sabato 2 luglio, in occasione del 76esimo anniversario dell'affondamento della Randora Star, presso la cappella commemorativa del cimitero di Bardi, verrà celebrata alle ore 10 una santa messa in suffragio delle vittime. La cerimonia ha avuto da quest'anno il riconoscimento di anniversario di interesse nazionale. Sabato 2 luglio, Forni in Festa a Mazzareto, in comune di Solignano. Vi aspetta la rinomata torta di patate e il pane fatto in casa e cotto nei forni del paese. Salumi, formaggi e tante sorprese. La Proloco e la comunità di Mazzareto vi accoglieranno con la simpatia di sempre in costumi del Novecento. Ancora sabato 2 luglio, dalle 20:30, presso la Trattoria Solari, a Ceresetto di Compiano, Festival di Musica Celtica. Direttamente dalla Scozia per voi, 10 musicisti di altissimo livello della Banna Sailidic Band Traditional Music. Per informazioni, telefonare al 338-7059-569 oppure allo 0525-824-895. Ancora presso la Trattoria Solari a Ceresetto di Compiano, domenica pranzo, oltre al menù classico, menù di funghi, menù in base ai gruppi sanguigni del dottor Mozzi e grigliata all'aperto, con taglio tomahawk, taglio fiorentina, asado, grigliatona mista con verdure. E per chi non ama la carne, grigliata di verdure e non solo. Torna domenica prossima nel tratto di Fiumetaro compreso tra Compiano e Isola il tradizionale appuntamento con la benedizione delle acque.
fervono i preparativi per la commemorazione del 385esimo anniversario della benedizione delle acque del Taro, avvenimento legato all'infierire della peste del 1630, narrata dal Manzoni nel romanzo I Promessi Sposi. In quella terribile occasione, in cui ogni giorno gli appestati morivano in numero impressionante, la gente di Isola e di Compiano chiese aiuto al cielo. Il 2 luglio, festa della visitazione, dopo la celebrazione della messa nelle due chiese parrocchiali, i fedeli si portarono al Taro con le statue della Madonna di San Rocco, venerato come protettore degli appestati, per benedire le acque con cui lavare le piaghe della peste. Il miracolo atteso avvenne. Nessuno dei due paesi morì più, ad eccezione di due francesi che erano di passaggio a Isola. Da allora, la prima domenica di luglio, con ammirevole fedeltà, si ripete il rito a cui partecipano sempre più numerosi pellegrini che a mezzogiorno si danno appuntamento sulle due sponde del Taro. Appuntamento che avrà luogo anche quest'anno dopo la messa delle 10:30 nelle due chiese parrocchiali, mentre le campane dei due paesi suoneranno a distesa per tutta la durata della cerimonia. Nel pomeriggio alle 17:30 presso la chiesa di Isola, vespri solenne con benedizione dei bambini e benedizione delle autovetture. Al termine rinfresco per tutti i partecipanti. Prosegue presso il campo sportivo Bruno Capitelli di San Rocco a Borgotaro il torneo di calcio a 6. I risultati di ieri sera per il girone C, il Telefonino e non solo Isi 3-3. Per il girone B, Isolator batte Celestini 6-1. E rimaniamo in tema di sport per annunciarvi che a Borgotaro inizierà da stasera il torneo di basket 3-3 Memorial Carlo Capitelli. Avrà inizio questa sera, giovedì 30 giugno, l'annuale appuntamento con il Memorial Carlo Capitelli, torneo di basket con la modalità del 3-3 ad un canestro nella centralissima Piazza Verdi di Borgotaro. Un'edizione particolare questa perché si tratta del 10° anno consecutivo del torneo, diventato un appuntamento fisso dell'estate valtarese. Era infatti l'agosto del 2007 quando quattro allora giovani giocatori della Valtarese Pallacanestro diedero forma ad un'idea che già da qualche anno era nei loro pensieri: organizzare un evento in strada con protagonista assoluto il basket, che a Borgotaro più che uno sport è una religione. Anche quest'anno quindi la palla a spicchi la farà da padrone da giovedì 30 giugno a domenica 3 luglio ogni sera dalle 18 alle 23. 13 squadre provenienti dalla Valtaro ma anche da Parma, Salsomaggiore, Fidenza e dalla provincia di Reggio Emilia si daranno battaglia nella suggestiva cornice di Piazza Verdi, sfidandosi in match che verranno vinti dalla squadra che per prima raggiungerà i 31 punti o si troverà in vantaggio al termine di 25 minuti di gioco. Ciliegina sulla torta, per celebrare il 10° compleanno del Capitelli, domani venerdì 1 luglio alle ore 21:30 intratterranno la piazza i Da Move, recentemente esibitesi in piazza San Pietro al cospetto di Papa Francesco, con una spettacolare gara di schiacciate e show di freestyle. L'appuntamento è quindi in Piazza Verdi a Borgotaro dalle 18 alle 23 con il basket di strada, musica ed intrattenimento del Memorial Carlo Capitelli. Le previsioni del tempo per domani, venerdì 1 luglio. Cielo con addensamenti nuvolosi sparsi e scarsa possibilità di isolati rovesci. Temperature senza variazioni di rilievo, con minime tra i 22 e i 23 gradi e massime sino a 33 gradi. Venti deboli variabili. I programmi della serata su RTA, alle 20:35 Driver TV, alle 21:30 Viviamo il Comune, alle 22 la replica del notiziario e a seguire Ballo che sballo in TV. Anche per questa sera è tutto con l'informazione locale di Radio Tele Appennino Parma. L'appuntamento è per domani sera, sempre alla solita ora. Buona serata a tutti.